Negli ultimi anni questo campo è cresciuto, oggi vediamo anche gare regionali e non solo. Sì, abbiamo, da quando abbiamo rilevato il campo dal 2022 abbiamo fatto chiaramente anni di ristrutturazione dell'impianto che era particolarmente disagiato. Adesso dall'anno scorso abbiamo fatto il primo Gran Premio del Mediterraneo, che è stato un evento internazionale che ha portato giù a Mazara parecchi tiratori di tutta Europa e qualcuno anche fuori dall'Europa. Quest'anno ci sarà anche il secondo Gran Premio del Mediterraneo nel mese di luglio, dove sono previsti 8 stati esteri, quindi con tiratori che proverranno dai paesi del Mediterraneo, quindi dall'Egitto, dal Marocco, dalla Grecia ed altri. E oggi invece stiamo chiudendo il campionato d'inverno, che è la quarta prova del campionato d'inverno, ma oggi si chiude anche la prova regionale, perché a Mazara si sta disputando la finale del campionato d'inverno di Fossa Olimpica, con una presenza di circa 130 tiratori provenienti da tutta la Sicilia. Oggi si decreterà la squadra campione regionale e quindi anche i campioni delle varie categorie. Devo dire che già dall'anno scorso è ritornato ad essere il campo che merita di essere. Il Tiravolo 2020 Mazara sta lavorando tantissimo e ringraziamo la gestione per farci trovare dei campi effettivamente stupendi, con il verde davanti le fosse, con dei lanci comunque abbastanza omogenei, i piattelli messi a schema. È una gestione che comunque non ha niente, non fa mancare niente ai tiratori, insomma, quelli che veniamo anche da fuori, offre un servizio anche di ristorazione, si sta bene, poi oggi tra l'altro una bellissima giornata. Quest'anno già è la seconda volta che io vengo qua su questi campi, perché c'è stata la prova di Fossa Universale un mesetto fa, oggi c'è la finale del campionato d'inverno di Fossa Olimpica. Più avanti ho visto già dei programmi affissi in bacheca, ci sarà di nuovo la seconda edizione del Trofeo del Mediterraneo, altre gare, dei passaggi di categoria, insomma si preannuncia una stagione piena di avvenimenti. Noi siamo ben lieti di venire ad onorare queste manifestazioni su questo campo. Oggi c'è la finale regionale di Tiravolo, dove vede protagonista questo bellissimo impianto, un impianto che deve essere potenziato e deve essere migliorato, che ricordiamo a tutti che è il secondo campo più importante d'Italia. Ci dobbiamo preparare per il grandissimo evento che ci sarà a giugno, che sarà il secondo premio del Mediterraneo, dove ci sarà la presenza di 8 stati esteri. Quindi è un bellissimo evento che sarà a giugno e che dove vedrà Mazara in prima linea.